Buongiorno a tutti, siamo presso l'istituto fondatrice delle Suore Compassioniste Serve di Maria per vivere la celebrazione di 21 sorelle che saranno appunto, daranno, ecco, dichiareranno la loro professione, la conferma della loro professione qui proprio davanti al Signore. 21 sorelle compassioniste, serve di Maria. Ci sarà questa celebrazione appunto del voto perpetuo. Eccoci qui. Vediamo appunto le 21 sorelle in compagnia del sacerdote e del vescovo entrare in chiesa. La celebrazione del voto perpetuo di 21 sorelle compassioniste, serve di Maria. Ecco Sua Eccellenza Monsignor Francesco Alfano. Siamo appunto all'istituto fondatrice delle Suore Compassioniste Serve di Maria qui a Castellammare di Stabia e stiamo vivendo appunto la celebrazione del voto perpetuo di 21 sorelle. Ecco, le vediamo tra i primi banchi.
nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Sorelle e fratelli carissimi, prima di celebrare il memoriale della morte e risurrezione del Signore, preghiamo umilmente Dio nostro Padre, perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Ma soprattutto voi, sorelle, Suor Anita, Suor Benedetta, Suor Cristiana, Suor Cristina, Suor Edelina, Suor Emiliata, Suor Francisca, Suor Jacinta, Suor Januaria, Suor Justina, Suor Josefita, Suor Livida, Suor Maria, Suor Maria, Suor Maria, Suor Maria Goretti, Suor Marcelina, Suor Marta, Suor Ursula, Suor Veronica e Suor Veronica. Nel momento in cui vi disponete ad emettere la professione perpetua, volete ricordare il sacramento del battesimo, in cui siete divenute, per grazia, figlie di Dio, sorelle di Cristo, tempio dello Spirito, membra della Chiesa, perché il vostro progetto di seguire Cristo e di servire la Vergine, Nostra Signora gloriosa, si sviluppa come pianta dal seme, dall'evento salvifico del battesimo. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, benedici quest'acqua e fa che noi, tuoi fedeli, aspersi da questa fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei peccati, la difesa dalle insidie del maligno e il dono della tua protezione. Ravviva in noi, Signore. Stiamo vivendo il momento del battesimo attraverso appunto l'acqua del battesimo. L'acqua santa. E le sorelle mettano la professione perpetua con animo puro. Per Cristo nostro Signore. Stiamo ricordando il momento del battesimo con l'acqua santa. Dio onnipotente e misericordioso, ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno. Amen. Thank you.
Dio, che hai fatto maturare in queste tue figlie il germe della grazia battesimale, con il proposito di seguire più da vicino Cristo Signore, fa che seguendo costantemente la perfezione evangelica accrescano la santità della Chiesa e siano testimoni della sua vitalità apostolica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Cantico dei Cantici. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte e l'amore, tenace come gli inferi e la passione. I suoi ardori sono ardori di fuoco, fiamma potente. Le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore, i fiumi non potrebbero sommergerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. Parola di Dio. Comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto.
con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza, alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente di tutti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. In quel tempo, ecco, un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? Egli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Ed egli chiese: Quali? Gesù rispose: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre. Ama il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Ho sempre osservato tutte queste cose. Che mi manca ancora? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Udito questo, il giovane se ne andò triste, poiché aveva molto ricchezze. Gesù allora disse ai suoi discepoli: In verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più
facile che un cammello passi per la cuna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli. A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: chi si potrà dunque salvare? E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Parola del Signore. Dell'omelia dell'arcivescovo, la madre generale interroga le proprie sorelle più giovani che vogliono emettere la professione solenne. Mi hai chiamata, eccomi Signore. Suor Maria Cari. Mi hai chiamata, eccomi Signore. Mi hai chiamata, eccomi Signore. Mi hai chiamata, eccomi Signore. Dopo matura riflessione, con piena
libertà. Chiediamo a te, Madre Maria Hermana, priora generale, di essere ammessi alla professione perpetua nella congregazione delle sore compassioniste serve di Maria. Rendiamo grazie a Dio. Mi hai chiamato, eccomi, Signore, un ritornello che ha riempito il nostro cuore di stupore, di gratitudine, di benedizione a Dio che chiama e che permette ai Suoi figli non solo di ascoltare la Sua voce, ma con coraggio, con fiducia e con tanta umiltà di rispondere come Maria. E ancora prima, come i profeti, e prima ancora, come i patriarchi, da Abramo a Mosè a Davide, eccomi, Signore, insieme a Gesù, il suo figlio unico, amato, nostro Salvatore. Carissimi, quello che viviamo questa mattina è certamente un momento straordinario di grazia per tutti quanti noi, non solo per la comunità delle suore, per la Chiesa intera, perché quando siamo posti dinanzi al mistero della chiamata che suscita la risposta, dell'incontro tra il Creatore e la creatura, tutto il popolo di Dio ritrova se stesso, perché voi oggi ci mettete dinanzi alla nostra condizione di creature amate, cercate, chiamate dal Creatore. Sapremo noi rispondere? Voi vi siete preparati a lungo a questo momento, lo avete sognato, lo avete anche pensato, lo avete anche sofferto, perché non si improvvisa un sì definitivo, e ne avete fatto esperienza nella vita quotidiana, un po' alla volta, sempre più, fino ad arrivare a toccare con mano quanto sia grande, impegnativo il dono che Dio mette nel nostro cuore e quanto sia dato a noi, povere, piccole creature, di non solo rispondere con l'entusiasmo dei primi passi, ma soprattutto di custodire nella fedeltà e nella gioia della fede il dono ricevuto. Sì, ne avete fatto già esperienza. Ma sapete oggi che questo passo definitivo che compite in ogni caso avrà bisogno, certo, della vostra preghiera, ma ancor più della preghiera delle consorelle che condividono con voi la gioia, di tutta la famiglia religiosa e soprattutto della preghiera di tutti quanti noi. E la preghiera non è affatto qualcosa di semplice, di sbrigativo, dico una preghiera per te e poi tu vai per i conti tuoi e io vedo il da farmi. La preghiera ci impegna, la preghiera ci fa riconoscere legati l'uno all'altro. Pregare significa portare nella mente, nel cuore, nella vita il fratello, la sorella, portarlo davanti a Dio e portarlo nella vita quotidiana, portarlo con le gioie e i dolori. Portare significa sempre un po' sentire il peso e la fatica del cammino dell'altro. E come non lasciarci allora interrogare, l'avete scelto apposta, da questo incontro che il Vangelo oggi ci ha posto dinanzi, è risuonata ancora una volta questa parola straordinaria, impegnativa, attraente,
e anche imbarazzante l'incontro tra Gesù e questo giovane. Siamo posti dinanzi a un incontro che incide nella sua vita, come può incidere sulla nostra, con esiti positivi, e stamattina ne gioiamo per voi, negativi, come quello che ha sperimentato almeno quel giorno, non sappiamo poi qual è stato il suo futuro, quel giovane che noi chiamiamo il giovane ricco. Pieno di domande il suo cuore, domande che abitano anche il nostro cuore: che ne faccio della mia vita? Cosa devo fare? Cosa vuole Dio da me perché sia felice, perché la mia vita non sia banalizzata, sciupata? Sappiamo, ahimè, come questo può succedere, è una tentazione continua, non lontana da noi, ci appartiene. E il giovane la pone nel modo giusto, perché non la pone solo a se stesso. Ne avrete fatto anche voi sicuramente esperienza, quando queste domande ce le teniamo dentro e non troviamo risposte. Rodono la mente, il cuore, non permettono di sprigionare le energie migliori. Il giovane corre da Gesù, si avvicina a lui, in qualche modo ha già riconosciuto in Gesù un maestro, uno a cui vale la pena consegnare le proprie domande e dal quale attendersi una risposta. Sì, carissime, non vi stancate, perché se questo è stato l'inizio anche della vostra, come della nostra storia, sappiamo che la tentazione più sottile, man mano che si va avanti e si fa i conti poi con la vita quotidiana, è quella di non andare più a porgli la domanda fondamentale a Gesù. O perché già so, presumo di sapere, o perché penso di non poter avere risposte più di quelle che abbia avuto. È una tentazione. E chi si avvicina al Signore deve prepararsi ad affrontare le tentazioni e deve chiamare per nome. L'amore, lo sappiamo, va coltivato, la fiducia va custodita e accresciuta. Sia così allora il vostro dialogo, non una preghiera stanca, ne farete esperienza, inevitabile, ma quando accadrà bisogna ricominciare la passione. La passione che il Cantico dei Cantici esalta, comunica, solo la passione ci consente davvero innamorati di rimanere in dialogo con il Signore fino alla fine, anche quando dovremo portargli il pianto, la sofferenza, la ferita, il peccato. La passione più grande, più forte della morte è l'amore. Non manchi mai la passione del cuore in questo dialogo con il Signore. Non abbiate paura di portare a Dio anche il vostro fallimento. Dio vi accoglierà, lo sappiamo, Dio ci accoglie, come questo giovane che, pieno di sé per le cose buone che teneva, non solo ha posto la domanda, ha dato lui la risposta all'indicazione di Gesù: io le ho sempre osservato tutte queste cose. Carissime sorelle, non siamo false e false davanti a Dio. Non andiamo da Lui come il fariseo che, ritto davanti all'altare, lì nel Tempio, diceva: Signore, io ti ringrazio perché faccio bene tutte le cose, perché non mi comporto come l'altro. Perché quando cominciamo a pensare di essere, non dico perfetti, ma quasi, e allora cominciamo a giudicare i fratelli e le sorelle, ci sentiamo un gradino più in alto, con il diritto di poter dire una parola non positiva nei confronti di chi ci sta accanto. E voi lo sapete, e ahimè lo vediamo attorno a noi, è il passaggio dal giudizio negativo al disprezzo, al rifiuto, allo sfruttamento, è sottilissimo, ci vuole poco e nessuno è esente. Allora impariamo a porre la domanda giusta e a dare al Signore la risposta giusta: mi hai chiamato, eccomi, così come sono. L'ha imparato anche Simon Pietro: sì, Signore, tu sai tutto di me, sai il mio entusiasmo, la mia generosità, la mia passione grande, ma sai anche la mia presunzione, sai anche la mia fragilità, la mia debolezza.
io non sono capace di amarti come tu mi ami. Ecco la nostra vera confessione, l'acqua nella quale siamo state ancora una volta spersi insieme a voi ci ricorda che abbiamo bisogno continuamente di essere purificati, lavati. È la grazia del Signore, è lo Spirito di Dio nel quale siamo stati immersi, la morte e risurrezione del Signore Gesù nel nostro battesimo, uniti. Questa è la nostra vocazione. E allora ascoltiamo Gesù. Lo stiamo ascoltando, certo, il vostro cuore ora è completamente aperto, lo avvertiamo, lo sentiamo e ci aiutate, ma continuiamo ad ascoltarlo. Quello che accade oggi, in questo momento, è simbolo denso della vostra vita. Per quanto ne avete potuto fare esperienza preparandovi e per tutto quello che potrete vivere, per i lunghi anni che il Signore, glielo chiediamo, vi concederà di vivere nella vita consacrata. Ascoltiamo Lui, nient'altro che questo, ascoltiamo Lui, nutriamoci di Lui, la Sua parola ci sazia, la Sua parola ci riempie di gioia, abbiamo cantato nel Salmo, la Sua parola ci rimette in piedi, anche quando esige, perché il Signore non sceglie a compromesso, ahimè, qualche volta noi sì. Anche noi che parliamo di Lui, anche noi che siamo visti, preti, frati, suore, vescovi, come quelli un po' più vicini a Lui, forse questo ci mette nella condizione di sentirci più tranquilli e invece di ascoltare Lui, ascoltiamo noi stessi. E il demonio si inserisce in questa vicenda, indebolendoci e separandoci dall'amato. No, ascoltiamo Cristo. Vuoi essere perfetto? Volete essere perfetto? È quello che oggi vi ha spinti a venire qui in questa modalità. Va, il Signore ci rimanda, Papa Francesco se lo ricorda continuamente. Vuoi essere la Chiesa di Cristo? Va, non rimanere nel nido, protetta, sentendoti tranquilla, privilegiata, esclusa dall'affanno quotidiano. Va, esci, chiesa in uscita, ti sporcherai, non sarai perfetta come oggi ti presenti, ma sarai la Chiesa di Cristo, che segue il Maestro, che porta la croce, che cade nel fango, che ha il corpo segnato dalle ferite, che ha un volto così orrendo che istintivamente si deve girare la faccia in Lui e in tutti i poveri cristi crocifissi. E quanti ce ne sono, anche oggi. Non ci succeda mai quello che vediamo, ahimè, come triste spettacolo attorno a noi, di dire non mi interessa, siano altri a risolvere il problema. No, questo non deve accadere se vogliamo essere i discepoli del Signore, altrimenti diventiamo peggio che farisei ipocriti. Lo bestemmiamo. No, va. Va, tutto quello che hai, tutto quello che ti dà sicurezza, che ti fa stare tranquilla, liberati, dallo. C'è gente che gli manca l'essenziale, dona quanto hai ricevuto, fa felici gli altri. Quello è il segreto. Il figlio dell'uomo non è venuto per sé, vuoi seguire lui, non vivere per te, non mettere te al centro. Questo vale per ciascuno di noi, per ciascuna di voi, ma vale per le nostre comunità, anche per la vostra famiglia religiosa, vale per la Chiesa. Togliamoceli dalla testa questa terribile mentalità che sta pervadendo anche il nostro affanno quotidiano e non fa brillare la gioia del Vangelo nella nostra vita. Noi non viviamo per noi stessi, noi non cerchiamo di stare meglio. Non è questo il motivo per cui gli abbiamo detto sì. Dalla ai poveri, rendi ricchi i poveri, come canta Maria nel Magnificat. Fai scelte profetiche e allora sarai significativo. E poi che non avrai più niente che fare, vieni dietro a me, perché sono io il tesoro della tua vita. E se noi viviamo così, diventiamo significativi. Diventiamo testimoni e allora viviamo del Vangelo
e allora camminiamo insieme agli altri, allora non chiudiamo la porta del cuore, della casa, della comunità, della chiesa a nessuno. E per quel giovane non fu così. Il peso delle sue ricchezze lo bloccò. E le parole con cui Gesù commenta il suo no e il rifiuto sono parole che ci scuotono. Sì, va via triste, non ci sia tristezza. E perché non ci sia tristezza nella nostra vita, non bisogna illudersi che tutto andrà come vogliamo noi. Questa è un'illusione, non è così, la vita non è una favola. Non è stato nemmeno per Gesù così. Perché non ci sia tristezza, bisogna che noi continuiamo a seguire il Maestro. E si segue il Maestro stando con gli altri, servendolo delle sue membra più segnate dalla sofferenza, avendo il coraggio di scegliere ogni giorno, non il primo, ma l'ultimo posto, senza fare lotte tra di noi, che offendono il Vangelo e offendono i poveri, ma mettendoci al servizio dei più poveri e mettendoci al di sotto di loro. Non è falsa umiltà, è la nostra realtà. Il Signore ci ha scelti come Davide, che era il più piccolo, come Maria, che si riconosce tale, amata dal Signore nonostante la sua piccolezza e bassezza. Questa è la vera umiltà. Ecco come si entra nel Regno dei Cieli. Umanamente non è facile per nessuno, ma non è impossibile. Lo Spirito ricevuto nel battesimo ci ha già unito. Fatene esperienza tra di voi, con le vostre sorelle, con quanti il Signore vi metterà accanto qui e dove vi manderà Lui nel mondo. Sì, sperimentate l'unità dei figli di Dio in un mondo che tende sempre di più a dividersi, a contrapporsi e a perpetuare ingiustizie. No, testimoniamo veramente la fraternità. Non possiamo solo chiamarci fratelli e sorelle e ignorarci, se non peggio. No, no, Gesù ci dà la possibilità, quello che è impossibile agli uomini. È possibile, a Dio tutto è possibile, ci dà la possibilità di sperimentare la vera fraternità. Così sia la vostra esistenza, dono che Dio fa a voi per il bene della Chiesa, del suo popolo, dell'intera famiglia umana. Siate piene di compassione, come vere serve di Maria. Amen. Dopo aver ascoltato l'omelia, quindi termina la liturgia eucaristica e c'è la liturgia propria della professione solenne religiosa, fatta divisa in tre momenti. Il primo momento è l'interrogazione che il vescovo fa alle suore: che cosa volete dalla Chiesa? Le suore risponderanno. Poi tutti insieme, o in piedi chi può, o in ginocchio sarebbe meglio. Dopo la supplica litanica al Dio, alla Vergine e ai Santi per queste nostre sorelle, c'è la professione religiosa, cioè queste sorelle, 21 sorelle, esprimeranno il loro eccomi al Signore. Il vescovo dopo consacrerà il loro fia con la preghiera della Chiesa. E infine c'è l'atto giuridico, ma anche alleluiatico, il dono della vera, la consegna dell'anello. Diventano cioè spose di Cristo. Il concetto di sposa è un concetto un po' elaborato, ma vuol dire unità profonda a Cristo, a cui loro da questo momento si dedicheranno sempre.
sacramento del battesimo siete già morti al peccato e consacrati a Dio. Ora, con la professione perpetua, volete impegnarvi più intensamente nella ricerca di Dio e nell'amore del prossimo per giungere alla perfetta verità? Sì, lo vogliamo. Volete, con la grazia di Dio, abbracciare per sempre la vita di perfetta castità, obbedienza e povertà che fu scelta da Cristo Signore e dalla Vergine Madre? Sì, lo vogliamo. Volete, sostenute dalla potenza dello Spirito, dedicare generosamente tutta la vita al servizio del popolo di Dio nella congregazione delle compassioniste Serve di Maria? Sì, lo vogliamo. Dio Padre, che ha iniziato in voi la sua opera, la porti a compimento fino al giorno di Cristo Signore. Amen. Sorelle, fratelli, carissimi, preghiamo Dio, Padre. Stiamo vivendo la cerimonia del voto perpetuo di 21 sorelle compassioniste. Con l'interrogazione del Vescovo Monsignor Francesco Alfano. L'evento è seguitissimo, vediamo appunto i fotografi, i parenti, amici, insomma, che sono venuti qui, e ospiti anche invitati. Questo è il momento, diciamo, culmine di questa cerimonia. Ricordiamo, 21 sorelle oggi confermano il loro voto perpetuo. Thank you.
stiamo vivendo la celebrazione del voto perpetuo di 21 sorelle compassioniste serve di Maria. Io sor Maria Josefita. Io sor Maria Januaria. Io sor Maria Justina. Io sor Maria Veronica. Io sor Maria Elvira. Io sor Maria Emiliata. Io sor Maria Marta. Io sor Maria Benedicta. Io sor Maria Goretti. Io sor Maria Marcellina. Io sor Maria Francesca. Animata dalla divina parola e sostenuta dalla grazia dello Spirito Santo, prometto a Dio Padre di essere testimone di Cristo e del suo Vangelo e di fare della mia vita un servizio di amore e di espiazione, ispirandomi costantemente alla Vergine nel mistero del suo dolore. Faccio voto di vivere fino alla morte, nell'obbedienza, nella castità per il regno di Dio, nella povertà, secondo la regola di San Agostino e la costituzione dell'Istituto delle Compassioniste Serve di Maria. Pertanto, nelle tue mani, Madre Maria e Mano, io raggiungo con determinazione libera e responsabile, faccio nelle tue mani, Madre Maria Ermana, Priora Generale, con determinazione libera e responsabile, faccio voto di vivere fino alla morte, nell'obbedienza, nella castità per il regno di Dio, nella povertà, secondo la regola di Sant'Agostino e le costituzioni dell'Istituto delle Compassioniste Serve di Maria. Insieme pertanto, via. Pertanto, nelle tue mani,
Madre Maria Ermana, priora generale, con determinazione libera e responsabile, faccio voto di vivere fino alla morte, nell'obbedienza, nella castità per il regno di Dio, nella povertà, secondo la regola di Sant'Agostino, e le costituzioni dell'Istituto delle Compassioniste Serve di Maria, e mi impegno a vivere la comunione fraterna, nella preghiera e nel lavoro, nell'ascolto della parola di Dio, nella frazione del pane di vita, nella grazia di Dio, l'intercessione di Nostra Signora, la vostra carità, sorelle, sostengano la mia debolezza e rendano salvo il mio proposito. Adesso questo qua la segna, le suore una alla volta si legheranno all'altare. Dopo, per la prima, dopo la preghiera di Teresa. Adesso le sorelle una ad una si recheranno all'altare. Ricevono dunque la benedizione. Sedete, adesso le suore andranno all'altare per firmare e deporre sull'altare la vostra pergamena. Prego. E dopo c'è.
sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo, perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Custodisci integra la fedeltà al tuo sposo perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo, perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo, perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo, perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne.
sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo, perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne.
sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne.
Madre Maria e Mamma, io la generale, assieme alle sorelle, con gloria vi accogliamo per sempre per noi e la nostra famiglia, e d'ora in poi tutto sarà comune per noi, e uno sarà il nostro impegno di vita, perché uno solo è il Signore che seguiamo, percorrendo lo stesso cammino. Esercitatelo in suo onore. Amen. Ancora i nostri auguri. Thank you.
perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i nostri doni e le nostre preghiere e conferma con il tuo amore queste nostre sorelle che oggi si impegnano a vivere i consigli evangelici per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E possa amare. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, uomo nuovo, fiore purissimo, nato dalla Vergine Maria, proclamò beati i puri di cuore e con la sua vita rivelò il pregio sublime della castità. Liberamente aderì in tutto al tuo volere e facendosi obbediente fino alla morte, si offrì per noi in sacrificio perfetto a te gradito. Egli ha consacrato al servizio della tua gloria quelli che per tuo amore abbandonano ogni cosa, promettendo loro un tesoro inestimabile nei cieli. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Che diventino
il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, della Padre, pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede dell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Conferma nel santo proposito le nostre sorelle che si impegnano a seguire il Cristo tuo Figlio nella generosa testimonianza della vita evangelica e dell'amore fraterno. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo di te. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo.
conformati al suo divino insegnamento, osiamo dire. Thank you.
Vediamo le 21 sorelle che ricevono appunto l'Eucaristia da Monsignor Francesco Alfano, il Vescovo. Stiamo ancora vivendo la celebrazione del voto perpetuo di 21 sorelle qui. Ecco qui. Thank you.
Dopo la preghiera di ringraziamento del Vescovo, le nostre neoprofesse si recheranno alla tomba della Beata Maddalena Starace per un pensiero grato. Ci sarà poi una suora che dirà due parole di ringraziamento. Dopo riceveremo la benedizione del Vescovo. Vi prego, tutto è andato benissimo, grazie a Dio e grazie a voi. Non muovetevi dal posto, perché noi passeremo per la fila centrale e torneremo in sacrestia, mentre il Vescovo, la Generale, la Madre Maestra e le suore neoprofesse, solo per adesso perché siete già suore ormai più che professe, faranno una foto ricordo, va bene? Quindi i parenti, gli amici saluteranno le suore dopo, grazie. E lasciate per favore libera la cappella. Preghiamo. O Padre, che ci hai resi partecipi dei tuoi santi misteri, infiamma con il fuoco dello Spirito Santo queste tue figlie consacrate per sempre al tuo servizio e fa che siano perseveranti nell'amore del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Buongiorno a tutti. Oggi è un giorno speciale per noi, è un giorno di grazie, perché abbiamo finalmente realizzato il progetto d'amore di Dio per noi davanti a Chiesa, davanti a questa assemblea. Solo Dio lo sa che cosa abbiamo provato di tutto ciò che abbiamo celebrato. Sì, abbiamo provato una gioia profonda, talmente profonda che non possiamo esprimere con le parole. Una gioia profonda perché oggi Gesù ci ha consacrato a sé. Sì, Lui stesso ha detto: non siete voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Sì, che l'iniziatore di questa nostra chiamata è Lui stesso. Lui ci ha chiamato e noi oggi, con piena libera amore e generosità, abbiamo detto il nostro fiat, il nostro sì. Oggi è anche un giorno di ringraziamento. Sì, un giorno di ringraziamento a Dio per il dono della vita e il dono della vocazione. Per questo che con amore e gratitudine voglio ringraziare la Sua Eccellenza che ha celebrato e ha reso solenne questa celebrazione. Voglio ringraziare tutti i sacerdoti presenti, ci sono anche sacerdoti indonesiani. Ringrazio molto per la vostra presenza, perché con questa presenza ci ha motivato sempre più avanti, per andare avanti questo cammino. Un ringraziamento particolare per la Madre Generale, per il suo amore, per la sua disponibilità, l'impegno e amore di mamma, specialmente per un mese che abbiamo trascorso insieme. Abbiamo passato insieme i giorni indimenticabili, perché abbiamo nutrito da lei come deve essere vere compassioniste. Ora non promettiamo niente, però con l'aiuto di Dio, con le vostre preghiere, con l'aiuto della Madre Fondatrice, vogliamo essere veramente sore compassioniste. Voglio ringraziare tutte le consigliere, tutte le suore, l'istituto, che ci hanno accolto con gioia questo giorno per far parte in questa grande famiglia della compassioniste serve di Maria. Grazie di tutto. Poi voglio ringraziare Sor Maria, la superiora in questa comunità,
tutte le sore in questa comunità, perché ci hanno accolto, hanno preparato tutto questo con sacrificio, con l'amore. Quindi un applauso grande per Sor Maria e tutta la comunità. Voglio ringraziare anche tutte le superiore, tutte le consorelle in ogni comunità, perché senza di loro non abbiamo potuto realizzare questa nostra celebrazione. Religiosi, religiosi presenti, grazie per la vostra presenza. E poi voglio dire un grazie particolare per il nostro ambasciatore e con la moglie. Un applauso per il nostro ambasciatore. Grazie, grazie per la vostra presenza, perché sì, mo dico nella mia lingua, così sentiamo più. Terima kasih Bapak dan Ibu dan kolaboratori para ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Karena dengan kehadiran Bapak Ibu kami merasa berada di Indonesia. Kami merasa walaupun kami berada di tanah Italia, tapi sepertinya merasa berada di Italia. Merasa bahwa orang tua kami juga ada. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. No. Voglio ringraziare anche sì, il coro, Sor Felixia e tutte le sore che hanno reso solenne questa celebrazione con i loro canti. E poi non dimentico di ringraziare i nostri genitori, sì, un ringraziamento molto particolare per loro. Alcuni di noi non abbiamo più genitori, quindi questo ringraziamento vale anche per loro, che io credo che in questo momento ci stanno guardando da lassù insieme con i santi angeli che ci hanno accompagnato durante questi giorni di preparazione, questi lunghi anni di vita. Grazie per il dono della vita che ci hanno dato, per il loro amore, sacrificio, accompagnamento durante tutta la nostra vita. Io vorrei dire nella nostra lingua, perché forse stanno guardando, non so. Terima kasih Bapak dan Mama, karena engkau, karena kalian telah menghadirkan kami di dunia ini dan dengan ikhlas hati telah menyerahkan kami untuk bisa mengikuti Yesus Kristus dalam hidup membiara. Kebahagiaan kalian adalah merupakan kebahagiaan kami. Telah banyak pengorbanan, kasih cinta yang kami rasakan dalam hidup kami. Dan sampai pada saat ini pula kami belum bisa membalas semua itu. Tetapi kami percaya bahwa kami tetap mendoakan Bapak dan Mama, semua keluarga yang berada di jauh di Indonesia. Indonesia. Semoga Tuhan selalu memberkati, memberi bimbingan kepada orang tua kami. Walaupun kami saat ini berjauhan, tetapi hati, doa dan kami selalu dekat. Apalagi pada saat ini juga ada Bapak Ambasatore, Bapak Ansel, Adi Oscar di sini. Jadi kami merasa dekat. Sacerdoti Indonesia ini juga ada di sini. Jadi kami merasa sudah cukup itu bagi kami. Ya, adesso un ringraziamento per tutti voi che avete partecipato a questa nostra gioia. Per tutti voi che avete contribuito spiritualmente, materialmente, lungo percorso della nostra chiamata. Veramente grazie. Vi affido alla vostra preghiera perché possiamo veramente essere perseveranti in questo cammino. E certamente noi pure preghiamo per voi, perché con questa vostra presenza è un segno visibile dell'amore di Dio. Quindi un grazie di cuore a tutti voi. Grazie.
meno male parlavo indonesiano, eh? Allora adesso facciamo questo rito finale, le suore professe, neoprofesse vanno all'altare con la generale e la maestra. Prego. Mamma. Andate. Ci avviamo alla conclusione di questa celebrazione del voto perpetuo di 21 sorelle. Eccolo qui, la foto ricordo con i sacerdoti, il vescovo Monsignor Francesco Alfano. Ecco qui.
raggiunge le sorelle, anche l'ambasciatore con la moglie, per immortalare questo momento importante. Eccoci qui. L'ambasciatore con la moglie e le 21 sorelle neoprofesse qui, suore compassioniste, serve di Maria. Celebrazione volge al termine. Grazie a tutti per averci seguito.